Il castello di Postignano a Sellano, antica proprietà Trinci, è la metafora della dorsale appenninica umbra ferita dal terremoto. I lavori, iniziati nel 2007, hanno interessato 60 abitazioni, botteghe, un albergo, un ristorante e la chiesa della Santissima Annunziata, con i suoi affreschi quattrocenteschi, un museo e un centro di documentazione. Questa è un'iniziativa privata che in realtà svolge ugualmente una funzione pubblica, perché fa quello che forse oggi il pubblico non può più fare. Abbandonato dagli anni 60, è tornato a vivere grazie a un'opera di restauro durata molti anni. I lavori, cominciati nel 2007, hanno ridato vita all'intero borgo che oggi si apre al turismo. In Italia i borghi abbandonati sono oltre 6.000, egualmente distribuiti tra le regioni, dalle Alpi fino alla Sicilia. Di questi pochissimi potranno essere salvati. E oggi soltanto una decina sono stati recuperati e tra questi Castello di Postignano. Il borgo in Umbria, a un paio di ore di auto da Firenze a nord e da Roma al sud. Fu fondato intorno all'anno 1000 e raggiunse il suo periodo di maggior benessere tra il 1500 e il 1600. Poi fu progressivamente abbandonato e nel secolo scorso i suoi abitanti emigrarono, soprattutto negli Stati Uniti. Dopo l'ultima guerra erano rimaste soltanto una decina di famiglie all'interno del borgo. This is my first time in Postignano and Umbria. And I've never been here before, and it's spectacular. And it's just like heaven. It's like paradise. It's just absolutely spectacular. When I saw the window that might have been where my grandfather looked out of, it makes me very emotional. Cry on TV. Acquistammo il borgo tra il 1992 e il 1994 con circa 250 roggiti dagli ex abitanti o dai loro eredi. In effetti il borgo era in progressivo deterioramento e la sua manutenzione era diventata problematica e molto onerosa. Ho messo piede in questo castello nel 1992 e subito rimasi affascinato sia dalla bellezza dell'architettura e anche dall'atmosfera un po' magica che si respirava entrando nelle varie stanze, nelle varie case, perché c'erano ancora, diciamo, suppelletti, gli oggetti, arnesi appartenuti ai vecchi abitanti. Le abitazioni erano praticamente intatte, dentro c'erano gli arredi, come Pompei, come se avessero, per un cataclisma, fossero fuggiti tutti. Invece c'era stato un piccolo smottamento, scoprì anni dopo, che aveva causato un danno e le amministrazioni del tempo avevano deciso di fare un'ordinanza sindacale e far abbandonare il borgo. Sono nata qui, ho vissuto fino ai 19 anni su questo paese, sono nata a scuola qui, al paese, poi dopo nel 63 è venuto il terremoto, praticamente siamo stati obbligati a una via del paese. Il recupero dell'abitato antico ha un'importante valenza in quanto consente di ridurre il consumo di suolo. Se noi pensiamo che in un paese come l'Italia tutto ciò che noi vediamo costruito è per un terzo costruito dall'origine del mondo, dal Big Bang iniziale al 1945 e per due terzi costruito dal 1945 in poi, ci rendiamo conto di
che cosa questo abbia significato in termini di impatto visivo, di inquinamento, di gestione di rifiuti, di traffico, ma anche in senso banalmente di consumo di suolo. Cioè noi abbiamo cementificato aree enormi. Il castello di Polsignano è uno straordinario esempio di architettura senza architetti, cosiddetta da uno studioso che si è occupato delle architetture spontanee molti anni fa, Bernard Rudowski, cioè architetture costruite da coloro i quali le abitavano, costruite quindi con materiali e tecniche tradizionali. E di recente anche un grande architetto e fotografo americano, Norman Carver, negli anni 60 pubblicò un libro sulle architetture spontanee dell'arco collinare italiano e disse che Castello di Polsignano è l'archetipo dei borghi collinari italiani. And then the most popular book is Italian Hill Towns, because Italy is everybody's favorite country. When I came on this town, I knew that I had found the cover for my book. It was just the absolute epitome, it hit you, of an Italian hill town. Yes, yes. The castle and the clustering houses. And I photographed it when people were still living there, so I have people and chickens and stuff running through the streets. Mi ricordo che arrivò questa persona dagli Stati Uniti. La prima cosa che, la cosa l'unica, la più importante, la determinante, quella che ho notato io, erano le macchine fotografiche. Io mi attacco a Carver quando lui fotografa, perché le macchine fotografiche per me erano, non so, una qualcosa di straordinario. Non l'avevo mai visto, non capivo il loro funzionamento. Quando ha fatto quella fotografia credevo di essere fuori campo, perché altrimenti lui mi diceva spostati. Quando non mi voleva, mi diceva spostati. Era una vita diversa, il tempo aveva un valore diverso, non si correva, non, le cose si sarebbero comunque fatte, si viveva, eravamo contenti, eh? Non sapevamo di essere poveri, come dire, come ripeto, eravamo poverissimi, non c'era niente, però non lo sapevamo. Proprio effettuando i rilievi abbiamo apprezzato proprio la sapienza costruttiva di questi costruttori artigiani, perché qua siamo in presenza di case-torri fortificate, alcune sono alte anche 25 metri, e su una superficie molto limitata, con una fondazione su un piano inclinato, quindi su roccia, quindi uno potrebbe stupirsi come mai questo borgo sia rimasto in piedi per tanti anni, fin quando poi non è arrivato il terremoto che ha provocato, diciamo, dei dissesti nella parte centrale del borgo. I lavori di restauro, cominciati nel giugno del 1997, furono sospesi dopo pochi mesi, nell'ottobre 1997, a causa del terremoto che colpì l'Umbria in quell'anno. Il ricordo più brutto è stato quello del terremoto del 97. È stato un momento terribile. È arrivato il terremoto, mi trovavo all'interno della mia casa e uscendo insieme a mio amico ci tenevamo per mano. Ancora ho l'emozione di quel giorno, il 14 ottobre 1997, usciamo. Vediamo i cavalloni, tipo i cavalloni del mare. E abbiamo tutti guardato verso il borgo, abbiamo visto la parte centrale che crollava. E soprattutto aveva interrotto la strada, questa qui sotto, che porta al paese. La causa per la quale il borgo ha subito danni consistenti dopo il terremoto fu dovuta al fatto che era stato abbandonato. L'abbandono ha comportato la mancanza di manutenzione, quindi alcuni solai erano in procinto di crollare, qualche parte delle coperture era caduta e quindi lasciava infiltrare acqua. La scossa sismica ha fatto crollare un edificio in alto, che era già lesionato, il quale, cadendo, ha portato via giù anche altre parti del borgo. E devo dire che il momento più
drammatico dal punto di vista proprio delle emozioni fu la caduta dell'affresco che avevamo appena finito di restaurare nell'abside della chiesa, uno straordinario affresco che rappresentava il ciclo del martirio di San Lorenzo, che noi avevamo scoperto perché in parte era ricoperto da biacca, insieme alla sovrintendenza e con un grosso lavoro di restauro avevamo portato in luce. Ma il terremoto causò il crollo di una parte di questo affresco e la comparsa straordinaria di un affresco più antico del 400. All'epoca, diciamo, nei giorni subito dopo il sisma, furono recuperati i frammenti secondo, diciamo, un sistema di catalogazione abbastanza collaudato e li abbiamo in qualche modo stabilizzati o ridotti a questo spessore, sono stati scannerizzati e in un tempo relativamente breve sembra si possa riconoscere le parti, ricollocarle al giusto posto su una base, diciamo, fotografica che noi abbiamo predisposto attraverso un rilievo molto preciso. E la comparsa di questo affresco ci fece comprendere che la chiesa che noi conoscevamo era in realtà l'ampliamento di una chiesa originaria più piccola, ricoperta a volte che aveva come fondale la crocifissione, che è esattamente simile alla chiesa che San Francesco d'Assisi fece costruire ad Assisi, cosiddetta la Porziuncola. Dal terremoto alla ripresa dei lavori passarono 10 anni, i lavori ripresero nel 2007, perché la decisione di riprendere i lavori naturalmente non fu immediata, fu una decisione sofferta, perché era ormai evidente che il progetto originario non sarebbe stato più realizzabile e sarebbero corse delle risorse economiche molto più impegnative. D'altro canto, l'idea di rinunciare, dichiarare forfè, non è che ci piacesse molto e quindi dopo mesi di valutazioni sui pro e contro decidemmo di riprendere i lavori di restauro, ma nel frattempo le leggi, soprattutto quelle paesaggistiche e antisismiche, erano diventate più severe, per cui fu necessario riprogettare completamente il restauro e dopo, per avere le approvazioni, passò non poco tempo vista la burocrazia italiana. Castello di Posignano è un borgo tipico medievale, fortificato con torre di avvistamento in alto, umbro, in modo particolare della Vallerina. È un borgo costruito sul declivio di una montagna. Gli edifici sono alti, irregolari e quindi contraddice ogni teoria sulla miglior conformazione resistente alle scosse sismiche. Quindi per poter rendere le abitazioni del borgo antisismiche abbiamo dovuto fare un notevole lavoro di consolidamento che è cominciato dal rinforzo delle fondazioni, rinforzo delle murature con delle iniezioni di cemento. Inoltre abbiamo realizzato un giunto sismico, cioè abbiamo separato il borgo in due parti in modo da ottenere porzioni che resistono al terremoto in modo omogeneo. E ogni piano ovviamente presuppone da un punto di vista tecnico strutturale un consolidamento attraverso la realizzazione di solai in legno uniti a dei profili in acciaio ancorati a loro volta alle murature che portano la saldatura di un profilo a greca che crea un effetto diaframma per il contenimento maggiore delle scosse sismiche in orizzontale, tenuti uniti dalla posa di una rete elettrosaldata annegata in questa soletta di calcestruzzo. In tal modo abbiamo realizzato per ogni piano di solaio, dalle fondamenta ai piani intermedi fino alla copertura, un elemento che potesse assorbire le scosse sismiche, trasferendola in un certo modo, in maniera distribuita alle murature perimetrali, mettendoci in sicurezza. Poi bisognava bonificare il borgo dalla umidità, perché queste abitazioni addossate alla roccia naturalmente hanno sofferto delle infiltrazioni d'acqua che venivano dalla roccia stessa, quindi si è dovuto innanzitutto impermeabilizzare tutte le strade in modo che l'acqua piovana
non possa poi infiltrarsi e arrivare tramite la roccia alle murature. Una volta realizzato l'impianto fognario, abbiamo realizzato tutte le reti infrastrutturali superiori, che sono i cavidotti dell'energia elettrica, il gas, l'acquedotto, le fibre ottiche. Anche le fibre ottiche, perché oggi è impensabile che non si sia collegati in rete a tutto il mondo. Il restauro è stato svolto con grande rigore filologico, nel senso che, per esempio, le pietre utilizzate per la costruzione sono le stesse che a volte erano cadute, sono state tutte conservate e rimesse su quasi in anastilosi. Quello che è un carattere, credo, abbastanza distintivo della nostra operazione su Postignano rispetto ad altre, è che noi abbiamo fin dall'inizio non solo rilevato, fotografato tutta la complessa architettura del borgo, ma anche abbiamo utilizzato la memoria degli antichi abitanti del borgo. Qua c'era un circolo ricreativo del paese dove tutte le sere si veniva a fare la partita, a giocare a biliardino, c'erano delle bibite, dei ristoranti, insomma, tipo bar. Questa è la scuola di Postignano, la mia scuola, devo dire, dove ho trascorso il periodo dell'infanzia. Cioè, con loro ci siamo fatti il giro di tutto il borgo, abbiamo trovato in molti casi, non pochi, le persone che abitavano quegli specifici appartamenti e abbiamo quindi potuto recuperare, diciamo così, lo spirito e la essenza di ognuno dei singoli appartamenti e più in generale del modo di vita del borgo. E questo è stato tradotto, pur nella necessaria variazione di alcune caratteristiche degli appartamenti, quindi con l'inserimento di bagni e di cucine moderne, però ci ha permesso di recuperare molti degli elementi tipici e identificativi dei singoli appartamenti. Una serie di elementi anche di dettaglio, come per esempio il mantenimento dello zoccolino dipinto e alto, dipinto in colore diverso da quello delle pareti, che è una cosa tipica delle case di qui. Ci hanno raccontato che quando ogni tanto si ridipingevano le pareti, per esempio, lo zoccolino era lasciato ai bambini che si divertivano a farlo e in più, essendo bassi di statura, risparmiavano invece agli adulti di lavorare chini. Abbiamo recuperato tutti questi elementi, ma anche nel articolazione degli ambienti dei singoli appartamenti abbiamo cercato, per quanto possibile, ed è stato possibile spesso, di lasciare la stessa articolazione che c'era, anche se naturalmente noi non dobbiamo dimenticare mai che negli anni del 1960 qui si viveva ancora in maniera non eccessivamente difforme da quella di 100-200 anni prima, perché tranne qualche filo elettrico che portava una lampadina, grossi mutamenti non ce n'erano stati. Quando ho chiesto a uno degli abitanti di uno specifico appartamento nel quale eravamo andati, l'avevo portata a vedere, e poi gli ho chiesto: ma dov'era il bagno? Qui lei mi ha indicato attraverso la finestra la campagna intorno e ha detto: eccolo. Quindi è ovvio che il bisogno di adattare le esigenze moderne implica delle trasformazioni tipologiche anche importanti. Questa è la porta originale, quella che c'era prima, così era, così è, un restauro fantastico secondo me. Questi segni alla porta sono i segni, sono le prove che faceva mio padre quando faceva il ferro che marchiava per marchiare gli animali. Prima di marchiare l'animale faceva la prova sul legno. Naturalmente l'intervento di restauro ha dovuto tener conto di alcune modalità e alcune caratteristiche da rispettare. Una delle quali è evitare la uniformità. Proprio perché erano case costruite singolarmente, anzi con dei processi piuttosto strani dal punto di vista sociale, perché una sull'altra, quindi un'abitazione su un'abitazione di un altro, il che lascia presupporre che gli abitanti avessero tra di loro degli accordi e un'armonia che li consentisse
di fare queste operazioni edilizie piuttosto complicate, il risultato era che le abitazioni erano diverse l'una dall'altra, perché non c'era certo il condominio, quindi non erano monocromatiche, non avevano gli infissi dello stesso colore, era ognuna diversa dalle altre. Quindi noi abbiamo voluto riprodurre in qualche modo questa difformità, questa varietà, che poi è una ricchezza, sia dal punto di vista cromatico, trattando le pareti con colori diversi, che poi è tipico anche dell'architettura umbra medievale. Basta vedere gli affreschi, non so, di Ambrogio di Lorenzetti o un altro pittore del Medioevo o Rinascimento umbro e toscano, per rendersi conto che le case erano colorate, perché poi l'intonaco serviva a proteggere le pietre. E nel corso dei lavori abbiamo anche avuto la sorpresa di riscoprire degli affreschi molto belli in un'abitazione, completamente ricoperti da fuliggine, perché vicino c'era un camino, che erano probabilmente gli affreschi di una piccola cappella di un convento che era all'interno del borgo. Durante gli anni dell'abbandono furono rubati alcuni oggetti, tra i quali le campane. Nel 1999 ordinammo nuove campane nella stessa fonderia nella quale sono state realizzate molte campane dello Stato Pontificio. Su un lato della campana più grande è inciso Vita Nova, quale augurio per la rinascita del borgo. Oggi abbiamo concluso il restauro del borgo stesso, mentre entro un paio d'anni concluderemo con la realizzazione di un hotel de charme e di un piccolo centro benessere con due piscine. Abbiamo trovato questo borgo in una giornalia tedesca. E abbiamo visto una wir haben eine Anzeige gesehen und waren begeistert und fanden das toll. Ja, das hat dann unsere Neugierde geweckt und dann haben wir natürlich hier Kontakt aufgenommen und sind vor gut einem Jahr, im März glaube ich war das, hier mal runtergefahren. Es war schlechtes Wetter, es war so ein bisschen den Eindruck getrübt, aber dann ja, haben wir uns richtig verliebt hier in den Ort. I went down there originally with Ezio Basso, who was making a concert, and I was completely surprised at the amazing reconstruction of this small village, which, you know, obviously had gone into abandonment and dereliction. And what has been done was stunning. I was totally surprised. And therefore, I was able to see, I sometimes saw these small villages on the hills and never really had the chance to visit. So going to Postignano was really quite a spectacular surprise. Noi, devo ammettere, ci siamo lasciati a volte prendere la mano dal cuore più che dal cervello, diciamo. Perché era chiaro che quel borgo sarebbe morto se qualcuno non se ne fosse occupato. Erano anche altri anni nei quali tutto sembrava più facile come non sia adesso. Adesso l'emozione di rivederlo nuovamente su, inserito nella vita di oggi, quindi fruibile da tutti, certamente ripaga del lungo percorso complesso che in questi anni è stato fatto.